Rimaniamo in tema sci alpino, fa parte del triumvirato delle nostre stelle azzurre, cioè Goggia, Brignone e Marta Bassina. E proprio la piemontese, quando mancano 12 giorni all'apertura della Coppa del Mondo a Sölden, ci parla della sua condizione, della gioia dell'oro del mondiale in Super G e del suo futuro in questa disciplina. Simone Benzoni. La lunga preparazione estiva da poco conclusa in Argentina, gli ultimi allenamenti in arrivo prima dell'attesissimo via alla stagione come sempre da Sölden. Marta Bassino si prepara al ritorno in gara sabato 28 ottobre in gigante. Ho fatto come al solito tutto il grosso della preparazione atletica a casa durante l'estate e poi abbiamo fatto queste 5 settimane a Ushuaia che sono sempre lunghe, però ci permettono appunto di dare continuità al lavoro, quindi è andata bene. La stagione passata ha confermato, anzi esaltato, le ambizioni sempre più ad ampio raggio della piemontese. Da regina del gigante, una coppa di specialità messa in bacheca nella stagione 2021, a protagonista assoluta della velocità e del Super G in particolare. Ho due discipline in cui posso esprimermi e posso puntare in alto, che sono appunto il gigante e il super, però affronto sempre le cose alla mia maniera, cercando di vedere le cose semplici e giorno per giorno. L'oro di Meribel proprio in Super G e il trionfo sulle nevi di casa al Sestrier in gigante, i due ricordi più belli della passata stagione dai quali ripartire per costruire nuovi trionfi. Devo dire che anche la vittoria in gigante a Sestrier, quella occupa davvero un posto speciale nel mio cuore, perché comunque in Italia in casa mi ha lasciato veramente tanto. Poi chiaro, la medaglia in Super ai mondiali anche, però forse sì, quei due momenti sono stati i due più belli.